questa terza edizione abbiamo voluto dedicare spazio interamente al cappuccino italiano. A fine del 2011 si è lanciata l'idea per Cappuccino Italiano Latte Art. Un libro sul cappuccino mancava, come mancava un libro che lo spiegasse in maniera efficace quanto semplice. E rimane fondamentale che nessuno aveva finora ipotizzato un libro del genere. Ci sono state alcune esperienze con altri libri, ma questo è l'unico libro in assoluto che all'interno ha qualcosa come 400 foto con delle serigrafie create apposta per l'occasione, gli interventi di alcuni tra i maggiori responsabili ed esperti mondiali del settore. Ed è per questo che abbiamo voluto creare questa formula chiamandola 5L. Cosa vuol dire questo? 5L, L di latte, la seconda L parlando di lattiera, lancia vapore, lavorazione e latte art. Latte perché L di latte? La materia prima, cosa importante. In questo libro abbiamo affrontato quali sono i latti migliori, quali sono i più adeguati, ma anche quali non utilizzare assolutamente. Nella L di lattiera andiamo a parlare appunto di questo piccolo strumento tante volte poco considerato. Sono tanti piccoli accorgimenti che vanno visti, il tipo di beccuccio, l'ergonomia, la forma della lattiera, il tipo di materiale. Con lo stesso concetto anche la lancia a vapore che rientra nella macchina e va sempre controllata nei suoi particolari, la lunghezza, il tipo di ugello, la forma, anche qui l'ergonomia. E fino ad arrivare alla L tradizionale di lavorazione, lavorazione dove andiamo ad affrontare in tantissimi particolari utili per il barista, il formatore, il torrefattore, quali sono le fasi essenziali e importanti per preparare un ottimo cappuccino in stile italiano, quindi il processo di montatura, l'ossigenazione e tanti piccoli accorgimenti che sono veramente importanti mettendoli assieme. E terminiamo le 5L del cappuccino italiano con la L di latte art, perché anche l'estetica, anche l'occhio vuole la sua parte. In questo libro oltretutto abbiamo una quantità veramente esagerata di ricette, di fantasie, di cappuccini artistici. Arriviamo fino a 111 preparazioni di cappuccini artistici. All'interno ci sono delle figure uniche, figure che spiegano la differenza tra bere un cappuccino creato con una crema che sa di tutto meno che di latte e invece la crema perfetta. Che significa crema perfetta? All'interno troverete non solamente la spiegazione su come realizzare il cappuccino in maniera efficace e molto semplice, ma troverete interventi tra i più grandi esperti mondiali del settore. Avrete tutto ciò che è inerente al settore del cappuccino, tutti i complementi, descrizioni sugli accessori necessari per decorare la tazza di cappuccino, che tipo di tazza, la quantità di caffè da usare e altre importantissime informazioni che ad ora non si trovano in altre pubblicazioni.